È impossibile prevedere il futuro, si può semplicemente constatare il presente, e cioè constatare che è finito uno status quo, che sono crollati alcuni regimi e altri traballano, e che quindi quello che sarà molto diverso da quello che abbiamo visto fino a ieri. In Tunisia e in Egitto è possibile immaginare una qualche forma di democrazia. In Libia la speranza è che non si finisca in una sorta di grande Somalia, altrove è tutto in movimento, compresa l'Arabia Saudita. Le nuove tecnologie sono un mezzo fondamentale di queste rivolte, ma non sono i rivoltosi. Stiamo confondendo tra strumenti e attori. Twitter, Facebook, tutto quello che appartiene a Internet è stato ed è fondamentale, ma le rivoluzioni non le fanno né Twitter né Facebook. Quindi si tratta di strumenti che nuovi attori politici, soprattutto giovani, stanno utilizzando per salire sul palcoscenico.